messa qui. Dov'è finita? Ma guarda te. Ah, eccola qua, eccola qua. Ah, sì, ho trovato questa vecchia pergamena che ha tutti i nomi dei sette re, perché i re sono sette. Io non me li ricordavo neanche tutti. Allora, il primo, Romolo. Ha fondato la città, un inizio vero e proprio della civiltà. Romolo, la storia in realtà sa poco di lui e la mitologia ci racconta tutta la sua vita. Dopo è arrivato Numa Pompilio, che non era romano, ma probabilmente era di origine sabina ed era più portato per la religione, il culto degli dei, non era troppo portato per la guerra in realtà. E anche di questo re le notizie storiche si confondono un po' con il mito. E dopo Numa Pompilio arriva Tullio Ostilio. Eh sì, di lui si hanno notizie più precise. Lui era un re bellicoso, amava fare la guerra e tanti gli attribuiscono che sembra possibile una distruzione della città etrusca. Alba Longa si chiamava. La conoscete voi? Io no. Ancomarzio. Ancomarzio è ricordato per la realizzazione di un grande porto a Ostia. Anche in questo caso però l'archeologia non è in grado di darci grandi conferme ed è famoso anche per aver conquistato tantissime città latine i cui abitanti vennero trasferiti a Roma e con Ancomarzio il villaggio iniziale assume dimensioni ragguardevoli, diventa una grande città. E dopo c'era, sempre di origine etrusche, Lucio Tarquinio Prisco, è un nome importante, è un nome da re, appunto, è stato il quinto re di Roma, è famoso per i suoi successi militari nelle guerre e ha contribuito allo sviluppo della città grazie alla costruzione di tanti edifici pubblici e anche dedicati a Giunone, ha fondato la Cloaca Massima, sapete che cos'è? È la fognatura, sì, la fognatura, l'ha inventata lui. Dopo di lui è arrivato Servio Tullio, è stato un re latino, forse il figlio di una schiava cresciuta a corte, è una storia bellissima, e fece costruire le mura della città. E secondo la tradizione, la sua riforma militare ha permesso di organizzare i soldati in centurie, e l'origine di questa potente macchina da guerra che sarà l'esercito romano per migliaia di anni. Beh, centinaia alla fine. Il settimo, ed è finalmente l'ultimo re, è Tarquinio il Superbo. Tarquinio il Superbo, che la tradizione dipinge un po' come un tiranno, secondo la leggenda si proclama re dopo aver ucciso Servio Tullio, sì, del quale aveva sposato la figlia. I romani erano stanchi però di questa potenza e di questa sola famiglia, e in particolare dei figli. Lo cacciarono e diedero origine a una nuova forma di governo. Allora, adesso vediamo un po' di fare ordine e diciamo solamente i nomi. Romolo, Numa Pompilio, Tullio Ostilio, Ancomarzio, Lucio Tarquinio Prisco, Servo Tullio e Tarquinio il Superbo. Ecco, adesso li abbiamo detti tutti, quindi non avete più scuse. La prossima volta che vi domanderanno i re di Roma, elmo ce l'abbiamo in testa, gladio alla mano e cantiamo insieme la canzone.